Ma che bella parte, scusi che mi è caduta la sigarettina. Senta, mi manda qui. Scusi. Mi manda qui una mia amica. Mi ha detto che lei è molto brava a predire il futuro. Sì, sono bravissima, sono. Come si chiama lei? Io, il mio nome è Giusy Casella, la sorella più grande di Yuki. Senta, io volevo sapere qualcosa su, non so, sull'amore. Sull'amore, vediamo la palla. No, scusi, mi ha preso paura per il gatto, mi scusi. Vediamo la prima carta che mi dà la palla. Che c'è? Allora, eccola qua. Sì. Lei è fidanzata con un uomo, diciamo, non giovanissimo, ma giovane. Beh, giovane, sì. Sì. Bell'uomo, diciamo, molto bello, ecco. Beh, oddio, un tipo, ecco, sì. Bello, carino, piace. Piace, piace. E poi un uomo con molto simpatico, vero? Si vede qua la linea della simpatia che va dritta di qua dipende, e torna intorno alla palla. Dipende dalle situazioni, a volte simpatico, a volte meno, sì, insomma. Non e è poi proprio tutta questa simpatia, ecco. Cosa hai detto, scusi? Non è proprio tutta questa simpatia. No, per me è molto simpatico il suo fidanzato. Ma perché lei non lo conosce, ha capito? No, io sono la maga, vede tutto, per me è un bell'uomo, anche simpatico, scusi. Super, mi sembra uno che piace molto anche alle donne. Sì, insomma, molto, anche perché ha quest'aria un po' da... Da questo farfallone, ecco. Un po' fessacchiotto a volte, ecco. Cos'è? Un po' fessacchiotto. Adesso mettiamo le cose in chiaro. Sì. Se lei continua a offendere il suo uomo, io prendo la palla e vado via. Scusa, lei che gliene importa? Non no, io niente, non so, io non, però lei c'ha un uomo che è simpatico. Che fessacchiotto cosa? No, fessacchiotto. Ah, questo lei è un uomo molto bello, vabbè, grande. Andiamo avanti, tanto. Mi piace molto, super dotato. Vedi, c'è il diavolo. Super dotato. E perché poi, il diavolo significa super dotato. Sì, se c'era un angelo, vuol dire che era un po'. Ah, ecco. Vabbè. Infatti qua c'è l'angelo. Infatti allora sta attraversando un periodo, però lui è un bel uomo. Agli occhi vediamo questo bellissimo uomo che è il suo fidanzato. Agli occhi, vedi, questi sono i due occhi, sì, uno e due occhi, sì. Questa è la palla. Ah, gatto. E gli occhi sono sul verde. Sì, sì, sul verde. Ma no, invece sono sul nero. Eh? Sono sul verde? No, sono sul nero, glielo dico io. Lei si sbaglia. Senti, mi guardi bene in faccia, sono sul nero. Sono verdi gli occhi del mio fidanzato, mi scusi, ma se non le so io queste cose. Guarda bene, sono sul nero. E i capelli sono sul nero, però. Castani, un bel capelli tipo. Senza la barba, lui. No, un bel barbino. È un bel ragazzo. Vuole vedere la foto? Sì, vorrei proprio vedere la foto di questo suo... Guardi un po' qui. Disgraziato che non sei altro. Ma che fai qui, Andrea? Ma peccato, eh? Ma cosa fa qui, Andrea? Ma io pensavo che tu fossi una maga. Ma Rust the Gun mai messo. Ma che ne so, io me l'ho detto, vieni qui, c'è una maga. Rust the Gun e Rust the Gun. Scusa, Benedicta. Benedicta, anche a me. Non mi avevi detto che c'era l'Andrea qui. Lo vorrei anch'io, questo lo vorrei anch'io. Non mi avevi detto, mi ha fatto una figuraccia con mio fidanzato. Infatti non sembrava una maga, sembrava un pirata con questa cosa. Sembrava un pirata. Un pirata. Ve lo faccio vedere io, voi due, per il Rust the Gun. Eh beh, molto più carino di te però, Senti, giovane, vogliamo dire? L'ha detto lei, l'ha detto lei. Prendo la mia palla, il mio gatto e vado No, tu stai qua, dai, stai facendo cadere tutto, ma cosa fai? Stai facendo cadere tutto. Guarda, allora, adesso, guarda Stefania, la palla, guarda la palla. Cosa devo dire la verità, sono stato bravo. Molto bravo. Insomma, bravo di che cosa? Oh, non vengo più qua, ve lo dico io mi vado a preparare, perché vedo i cartellini. Sì, allora, vediamo i cartelli. E ti lascio solo, ma Orlando si mette lì. Ecco, allora, Stefania, tu...